Cari amici lettori, iniziamo una nuova collana, la Biblioteca di Samurai. Non voglio con questo togliere nulla al mio grande collaboratore Claudio Rigoli, che sicuramente sarà lui nel futuro che metterà a fuoco quelle che sono le nostre linee editoriali. In questi anni, oltre 44 anni di edizione di Samurai, abbiamo prodotto dei libri importanti. Oggi citerei due libri che, a mio modesto parere, dovrebbero far parte della vostra biblioteca, ma soprattutto da tenere sul tavolo e ogni tanto rinfrescarvi la memoria su date e su personaggi. L'Enciclopedia delle arti marziali, iniziata nel 1999, finita nel 2001, e i 30 anni di Samurai, 76-2006. Dice, voi mi chiederete, il prossimo? Nei prossimi 30 anni, no, forse a 50, nel 2026. Speriamo, come concetto, speriamo. Volevo pensare che, pensate che l'enciclopedia ha tenuto conto di 50 autori, 1000 tra fotografie e disegni e la penna di illustri personaggi che hanno fatto e fanno ancora storia nel mondo delle arti marziali. Ad esempio, la storia del karate, Carlo Henkel. La storia della kickboxing, Carlo Di Blasi, perché in quel periodo Ennio Fassone era impegnato in altre diversificazioni con la sua Waco. Il judo con Cesare Barioli, con Giorgio Sozzi, e abbiamo fatto una carrellata di personaggi, nomi illustri, che sono un po', come si dice, la nicchia andare a cercare. Oggigiorno è difficile trovare dei personaggi. Ci sono anche dei dati importanti. Dal 78, quando parlammo di Olimpiadi del Karate a Losanna, 78, 1968, fino al 1996. Quindi c'è tanto da leggere, tanto da imparare e tanto da valutare. Questa è la prima iniziativa. Aspettiamo le vostre valutazioni per proseguire su questo canale. Un'enciclopedia è la base di tutto. Nella mia casa di Milano ne ho 6 di enciclopedie. Pensate, 6. Oggi non se, nessuno le guarda le enciclopedie perché tutti giocano su Google. Ma Google nelle arti marziali non è sicuramente ferrato. Sicuramente noi che abbiamo fatto la storia siamo più ferrati. Quindi la cultura è l'anima. Quindi, come diceva Cicerone, quindi noi vogliamo che quest'anima, che abbiamo trasmutato in spirito nei nostri articoli, le scelte dei nostri articoli, sia la base di tutto quello che andiamo a fare. Cari amici lettori, mi fermerei qui. Vi auguro che ogni giorno, all'apertura delle vostre palestre, i vostri dojo, dei vostri club, i vostri adepti possano consultare sia l'Enciclopedia che i 30 anni di Samurai e farvi delle domande. Perché, come diceva Einstein, non smettete mai di farvi delle domande. Grazie e alla prossima. Buon Samurai a tutti.